Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo l'analisi dei mercati azionari perché negli scorsi giorni hanno ricominciato a fare bam bam bam. Ragazzi, sono ricominciati a salire sia. SP500, sia Nasdaq che è fortissimo ragazzi in questo periodo, ma anche ieri i mercati europei dopo questa proposta ehm, tedesca insomma relativamente al fondo perduto a 500 miliardi che però come sempre ancora non ha eh, trovato una ehm, regolarità, quindi cioè, non è stato immesso nulla, è solo una proposta, come sempre in Europa, ragazzi in ritardo stratosferico quindi una cosa terribile se così eh, si può dire e eh, però eh, devo essere sincero i mercati azionari ragazzi ancora continuano a eh, strabiliare continuano a, a prenderci in contropiede perché eh, nella scorsa settimana vi avevo anche fatto vedere come con un metodo di analisi del di quello che era un semplicissimo indicatore di analisi fondamentale, basilare. Allora, a proposito, ragazzi, vi ho detto e risposto nei commenti che il price earnings è un indicatore che va bene utilizzarlo per gli indici perché gli indici sono diversificati, e quindi in questo caso alcune problematiche relative a questo indicatore vengono meno ma eh, se lo usate singolarmente sulle stocks non va bene assolutamente va integrato con oh, tantissime altre informazioni importanti quindi ragazzi non è la stessa cosa se fate analisi fondamentale su un indice o su una stocks eh, allora tornando all'argomento di oggi volevo andare alla, eh, a farvi vedere i grafici per capire se effettivamente i mercati che ci hanno preso in contropiede, devo essere sincero, perché nessuno si aspettava questa famosa ripartenza a buco così forte. E possono ancora continuare a salire. Andremo a vedere l'analisi ciclica dei mercati finanziari SP500 Nasdaq. Vi mostrerò anche il Fuzzi Mib Italia. E poi perché eh, in questo momento invece uno, uno degli strumenti finanziari che Prediligo sta facendo faville, che è il petrolio, andremo a guardare anche il petrolio, e il gold ragazzi. Petrolio che volevo sottolineare, come ho detto in Academy la scorsa settimana, guardate un po' da quando non ne parla nessuno, proprio quando il prezzo del petrolio ha iniziato un trend eh, che doveva essere tradato al rialzo, vi ho fatto vedere anche un... Video mi pare due settimane fa, dieci giorni fa, ragazzi, di una mia operazione in trend rialzista sul petrolio, proprio perché, come sempre accade, ragazzi. I mercati si guardano quando crashano e mai quando vanno comprati veramente, cioè nel momento in cui hanno invertito il trend. Ora ci eh, spostiamo sui grafici per fare eh, questa analisi e vi farò vedere anche una serie di punti chiave che dovete tenere a mente, ma prima di farlo vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, e fatemi, eh, diciamo, mettete un pollicione e fatemi sapere poi cosa ne pensate voi, se avete investimenti aperti. Sui mercati azionari, cosa state facendo, ragazzi? Allora velocemente ho oh, già davanti a me l'SP 500 futures eh, continuo eh, questo è il contratto minima è lo stesso ragazzi allora questa eh, cosa che state vedendo in questo momento davanti è la mia analisi di natura ciclica allora da un punto di vista di analisi ciclico è abbastanza evidente in maniera molto chiara ragazzi che il mercato sta facendo Probabilmente una struttura ternaria di un ciclo fatto così. Eh, C'è da dire anche: ok, ragazzi, questo, questo dovrebbe essere l'atteggiamento del Fuzzi Mib eh, del, dell'SP500 americano. Eh, però ragazzi vi farò vedere col Nasdaq che c'è una struttura in effetti che potrebbe anche indicarci eh, che il ciclo in questione potrebbe essersi già chiuso in questo punto qui, quindi nel minimo di metà eh, maggio. Eh, vi faccio vedere subito questa soluzione che è quella legata al Nasdaq ragazzi, questa è quella legata al Nasdaq, vedete una soluzione un po' particolare perché porta un ciclo leggermente più piccolo. Thank <laughs> you. Più stretto ragazzi però già concluso non so se sarà così perché da un punto di vista eh, di eccezioni cicliche da quando i mercati insomma sono un po' rialzisti come in questo momento solitamente ragazzi i cicli si allungano ora eh, questo ciclo che sto tenendo in considerazione per SP 500 da eh, 80 giorni circa 73 ragazzi più o meno mh, ci sta ragazzi con l'atteggiamento un po' di, di di un ciclo rialzista, in teoria dovrebbe essere incluso verso fine maggio, ragazzi. Ma questo rialzo di questi ultimi tre giorni spiazza un po' questo movimento e quindi di nuovo mescola le carte come sempre fa. Ora, da un punto di vista di analisi eh, ciclica, è sempre in agguato questa fase ribassista eh, del Fuzzymibe dell'SP500, ragazzi, eh, che però. E ovviamente bisogna andare a capire se la farà anche barra di congestione, ragazzi, perché potrebbe tranquillamente farla. Oppure fa questi giorni come ha fatto nell'ultima settimana prima di avere questo slancio rialzista. Ora, da un punto di vista di trading su questo mercato, un'operazione long potrebbe essere accesa solo e unicamente al di sopra dei 3.000. Quindi, dopo il rialzo, sopra questo livello di resistenza mentre un'operazione long eh, di rimbalzo era molto facile da fare intorno alla media quindi all'interno di questi eh, spazi ragazzi queste medie servono esattamente a questo cioè ad avere una zona di acquisto per fare trading di rimbalzo e questa zona di acquisto sta all'interno di queste due medie un giorno vi parlerò di questa tecnica eh, ma eh, andiamo a vedere quindi SP500 molto Molto semplice, ragazzi, eh, fase di eh, ciclo ancora probabilmente negativa e potrebbe avvenire fino ai primi di giugno. Quindi, fine mese, primi di giugno, vediamo vedremo se sarà così. E, e mh, solo posizioni long a questo punto solo sopra la eh, resistenza a 3.000 punti, ma il mercato, ragazzi, è ancora forte. Io lo so che questa fase sembra palesemente una eh, B di un sistema che dovrebbe fare così, ragazzi, però io per esperienza personale, vi dico che quando i mercati poi. Prendono una strada attenzione a andare contro perché non è sempre così eh, banale se i mercati sono saliti così tanto. Un motivo cioè probabilmente. Eh, questo virus questa idea del covid ragazzi eh, forse verrà un po' abbandonata nei, nei prossimi giorni già in Italia in questo inizio fase 2 ci rendiamo conto come in effetti ci sia tanta voglia da parte della popolazione di uscire di fare tante cose e quindi in effetti è possibile che questa cosa avvenga anche negli Stati Uniti a momenti ragazzi e quindi probabilmente insomma se riaprono tutto e tutto si rimette in moto io Mm, non so se i mercati avranno voglia di scendere con tutta la liquidità che è stata immessa dalla, dalla Federal Reserve. Andiamo a vedere il Nasdaq una, velocemente perché, nella stessa situazione, ragazzi, <coughs> eh, in questo caso il Nasdaq, però vedete, fa cicli di solito intorno ai 40, 36, 40 giorni. Quindi, questo minimo qui potrebbe starci con una chiusura di questo ciclo eh, da 60 giorni, 50, 60 giorni circa. Eh, sì è un po' corto sono sincero per un ciclo così rialzista è un po' corto quindi potrebbe anche eh, volerci qualche altro giorno però in realtà ragazzi potremmo essere già in un nuovo ciclo di questo tipo eh, per quanto riguarda il Nasdaq 100 e quindi vedere perché no guardate un po' cosa ragazzi la rottura dei massimi storici di, eh, per quanto riguarda il Nasdaq quindi se questo ciclo da 56 è già stato chiuso qui ragazzi e sembrerebbe così perché il Nasdaq ha fatto già nuovi massimi è un po' corto quindi un po' il dubbio me lo lascia eh, visto che anche SP è quello che abbiamo visto però nella stessa, eh, nella stessa idea ragazzi c'è cioè, da fare la considerazione che siamo sopra i massimi e insomma io direi che in questo caso bisogna seguire il trend per quanto riguarda nasdaq lo stop va sotto questo minimo ragazzi il minimo del eh, vi dico anche quant'è il minimo a e eh, questo qui ragazzi vedete questo minimo qui a 8000, eh, 8000 Scusate 8.847 per quanto riguarda Nasdaq 100 Allora, allora andiamo a vedere poi il Mib che ha chiuso oggi Ragazzi la Mib purtroppo ieri aveva dato un po' di slancio Oggi perde di nuovo il 2% Non si capisce ancora una volta ragazzi se il mercato ha chiuso questo ciclo da 60 giorni qui Oppure necessita di qualche altro giorno. Fuzzimib Italia, ragazzi, molto lento, molto debole, ancora una volta. Mentre meno deboli sono i titoli di Stato, ma ne parleremo in un altro video. Volevo poi dirvi che farò anche un video riguardo al Fuzzimib Italia con alcune stocks che sono state molto forti e sono molto forti per il mercato italiano. Ma c'è poco da dire sul Fuzzimib, ragazzi. Non c'è niente che richiami long se non si va al... Di sopra di questo livello ci sopra 18.004 per Fuzzimib Italia. Sopra 18.004 qui, eh, concluso ovviamente Daily, può avvenire un long su questo, sull'indice italiano. In questo momento la fase ciclica probabilmente è nella sua struttura ribassista. Eh, se ha chiuso un ciclo da. 60 giorni qui può ricominciare a fare un trend di risalita a quel punto romperà probabilmente i 18 e 3 ma eh, ragazzi purtroppo credo che queste cose le vedremo solo se ci saranno i recovery fund, insomma dovremmo assistere un po' a questo balletto europeo come sempre avviene andiamo al petrolio non vedevo l'ora di farvelo vedere ragazzi vedete il famoso crollo del, del future sull'oil ma eh, nella scorsa settimana ce l'avamo lasciati con il video che vi avevo fatto vedere come in questa giornata qui ragazzi io avevo chiuso la mia posizione rialzista che aveva fatto veramente un ottimo risultato ma ragazzi poi cosa è successo in pratica il mercato ha tentato lo storno ma poi in questa giornata cioè il 14 maggio ha dato un nuovo segnale long in questo punto qui eh, io l'ho indicato in academy e molti stanno seguendo questa operazione di nuovo ragazzi in questo punto qui il, ehm, il crude oil ha indicato un eh, ingresso long, molto semplice, ragazzi, il breakout dei precedenti massimi. Quindi queste sono regole di training e tecniche di training abbastanza eh, semplici. Ma tra l'altro, ragazzi, non c'è ancora alcuna inversione, e c'è semplicemente eh, da stare attenti al famosissimo gap che c'è qui: questo gap gigantesco. Questo potrebbe in effetti risultare come mh, strumento di, di tappo, quindi come blocco per quanto riguarda. L'operazione Long sul crude oil attualmente io direi che si può ancora eh, restare Long perché l'operazione è entrata a 27,52 e porta un bel gain, ragazzi. Anzi, vi faccio proprio vedere eh, dove è, è in questo momento, diciamo questa. Ehm, Eccolo ragazzi, avevo sbagliato come sempre il disegno. Allora 13.65. Questo è l'attuale gain di questa posizione. E, insomma, può ancora stare ragazzi perché non dà alcun segnale di. Eh, inversione, quindi il 13.65%. Eh, non sto valutando la chiusura in questo caso perché il trend è stato molto bello e molto pronunciato. Aspetterò di vedere probabilmente una inversione su il, sulla price action sul time frame daily, questo è quello che vi dico sulla, eh, sul crude oil, Quindi, se qualcuno di voi è ancora in posizione, può continuare perché il trend resta rialzista. Come vedete, anche abbastanza significativo, molto, molto bello. E poi, ragazzi, è anche connesso a quello che sta avvenendo con il discorso COVID, che sembra stia rientrando in maniera molto più facile di quello che si pensava, molto meno catastrofico. Per cui,. È possibile che tutto sia collegato, ragazzi, quindi anche il fatto che il petrolio cominci di nuovo a essere utilizzato. Andiamo a vedere l'oro, chiudiamo il video. Allora, per quanto riguarda l'oro, eh, ieri ha tentato nuovamente di fare questa fase rialzista, poi è stato respinto dal suo livello di eh, resistenza in questa fascia, allora ragazzi è, eh, non lo trado, vi dico francamente, e ve lo faccio vedere solo perché è vicino ai massimi storici di sempre, e questo è estremamente interessante ragazzi, perché comunque è uno strumento che ha la vicinanza con i suoi massimi, ragazzi vedete dove questi sono i massimi storici, la fascia, che è, ha funzionato come resistenza per quanto riguarda l'oro, mentre qui sono i massimi, quindi molto più alti. Ma sembra la bolla di Bitcoin per chi di voi, insomma, se la ricorda, del 2017. Cioè, questa fascia di prezzo è la terra di nessuno, ma è questo poi il livello vero di resistenza. Ancora una volta, Bitcoin, vedete, ci, eh, scusate, il gold ci sbatte sopra e eh, un po', oh, ragazzi, assomiglia proprio insomma al grafico di Bitcoin. Non so, so se ve lo ricordate proprio. Le bolle sono tutte uguali, funzionano nello stesso modo. Allora, io il gold non lo trado, vi dico francamente, mai posseduto, anche perché forse è stato uno dei peggiori investimenti degli ultimi dieci anni. Anni, ragazzi perché non ha prodotto mai nulla e vi faccio anche vedere questa cosa che molti non capiscono quando io parlo ragazzi da eh, dal 2010 in poi circa il goldo è all'interno di questa fascia di oscillazione fa dei trend giganteschi ma non produce niente cioè non, non, non andiamo sopra i massimi dal 2011 quindi non è uno strumento che se io avessi comprato e facevo il cassettista Potevo ottenerne profitto a meno che non si faceva trading e si comprava questa inversione nel 2016, ragazzi. Ma quello è un altro tipo di discorso, quindi è un altro tipo di investimento. Non è certamente uno strumento da tenere per il lungo periodo, come cassettista, insomma. Ragazzi, loro è un po' uno strumento particolare, va uh, inserito in asset allocation, va inserito uh, come stabilizzatore. Ma io, che sono un trader crypto Preferisco Bitcoin di gran lunga, ragazzi. Allora andiamo a vedere che questa fascia voi la dovete considerare come una fascia di resistenza importantissima, È anche per questo che l'oro viene sempre e costantemente respinto. Da un punto di vista ciclico, invece, siamo in una ottima fase perché ciclicamente siamo in una fase rialzista. Vedete, questa fase probabilmente andrà in conclusione intorno alla. A novembre dicembre quindi eh, dovrebbe avere ancora molto spazio ragazzi molto spazio anche fino al luglio 2020 quindi loro in questo momento continua la sua fase di trend che eh, nel breve e medio periodo era rialzista negli ultimi anni quindi la continua ragazzi poi che faccia delle grandi oscillazioni eh, insomma qui c'è da dire se non rompe questa fase eh, di resistenza, questa fascia e sopra poi si troverà la terra di nessuno, ma qui massimi storici, ragazzi. E, insomma, ci ce ne vorrà. Poi sopra i massimi storici se ne può parlare, ragazzi. Perché probabilmente eh, insomma vedremo e quant'altro eh, di considerare anche questa commodity. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio, una bella scrollata ai mercati azionari hold Fatemi sapere quello che state facendo voi, se siete dentro e con quali strumenti. Beh, ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!